Ciao a tutti, buongiorno e bentornati in questo nuovo vlog. Allora, è un po' che non ci vediamo. Per chi mi segue su Instagram, avevo avvertito di questa mia assenza, perché come sapete sto svuotando casa. Allora, innanzitutto oggi è giovedì 10 giugno. Ieri è finita la scuola, oggi siamo tutti a casa. Scusate la faccia, ragazzi, ma ora capirete perché. Allora, noi sono più o meno 4. No, 4 di più, è una settimana ormai, 4-5 giorni intensi, però ormai è una settimana che stiamo svuotando casa e siamo in una condizione veramente pietosa. Questo è il letto, la camera. Qua ci sono le valigie che dobbiamo portare a Spezia, io e i bambini, cioè questa è la mia valigia, poi giù ci sono quelle dei bambini. E intanto stiamo svuotando tutto il piano terra, perché sapete che rifaremo tutto il piano terra. E ragazze, sono morta, distrutta. Allora, oggi è giovedì, come vi dicevo, domani mio marito va a ritirare il furgone, l'amico blu, per trasportare tutta la roba in discarica e portarla poi a Spezia, quella che ci servirà poi a Spezia, incluso il nostro letto. Quindi domani sera, quindi venerdì sera, dovremmo impacchettare il letto e smontare anche la struttura e dormiremo nel letto gonfiabile. Per fortuna la camera dei bambini poi la cambieremo a settembre quando tutti i lavori sono finiti, perché sennò dove potevamo dormire non si sa. Quindi noi domani dormiremo sul letto gonfiabile qui in camera e questo letto se ne andrà sabato mattina. Abbiamo appuntamento già, vengono ad aiutarci quattro amici. Il nostro vicino ci presta il trattore perché la strada per arrivare a casa mia è molto stretta, quindi l'amico blu non ci passa. Quindi dovremo lasciare l'amico blu sulla strada e fare la spola con il trattore avanti e indietro per trasportare le cose. Fondamentalmente dobbiamo smontare tutta la cucina e buttarla e portare il letto, il materasso e il frigo e la lavastoviglie, la devo portare a Spezia. Quindi, ragazze, dovremo svuotare tutto il piano terra. Vabbè, lasciamo il bagno ovviamente perché poi lo smaltiranno la ditta che verrà. E il resto andrà tutto svuotato. Per adesso nella cucina nuova non ho comprato il tavolo perché non ho trovato nessun tavolo che mi piacesse abbinato alla cucina. Cioè il tavolo della cucina che alla fine ho definito tutto, ce l'abbiamo fatta, è il modello Madeleine della Scavolini. Praticamente il tavolo che è con questo modello di cucina non mi piaceva per niente, non mi soddisfaceva e quindi ho deciso di tenere il mio, che comunque è di cristallo con le gambe grigie, seppur rovinato, fino a che non trovo un tavolo che poi mi piace veramente. Quindi per adesso il tavolo con le seggiole lo teniamo, quindi poi andrà messo di sopra in camera dei bambini per svuotare tutto il piano terra. E quindi nulla, ragazze, per questo che non mi sono fatta sentire, non mi sono fatta vedere, perché non ce l'ho proprio fatta, non avevo proprio la forza fisica, psichica di mettermi poi la sera a caricare il video. In realtà avevo già un vlog mezzo pronto, ma non sono proprio più riuscita poi, era sui 12-13 minuti, non sono più riuscita ad andare avanti e l'ho cancellato. E nulla, ho ripreso oggi perché ci tenevo tanto a farvi vedere la casa svuotata, in modo che poi vedremo il prima e il dopo. Quindi di immortalare questa cosa per condividerla con voi. Poi dopodiché noi domenica andremo a Spezia e poi da lunedì cominceremo i vlog a Spezia, nella casa anche lì nuova. Come sapete mio fratello mi ha terminato la casa a Spezia, quindi vedremo in questi 2 mesi e mezzo passo passo come la andrò ad arredare, a riempire. Sarà divertente quello. Così in questi 2 mesi e mezzo mi abbellirò, mi finirò la casa a Spezia. Quando avrò finito quella, mi sono abituata, dovrò venire e ricominciare tutto qui, perché poi a settembre arriverà la cucina nuova, il bagno e quando ho finito giù poi dovrò cercare il divano. Abbiamo deciso di cercarlo con calma quando abbiamo già tutto finito, quando sappiamo bene tutti gli ingombri, le disposizioni. Per adesso ordino la cucina ovviamente e il bagno perché quello devono montarlo, però il salottino poi lo farò in un secondo momento, lo ordinerò poi a settembre e mi metterò alla ricerca. Per
Intanto a Spezia devo assolutamente cercare un letto in sostituzione di questo pensavo di prendere un letto in ferro battuto, anzi se qualcuna di voi ce l'ha e l'ha preso da qualche parte dove posso reperirlo e gli fa piacere farmelo sapere, mi può contattare o scrive qua sotto dove l'ha preso e il modello, oppure ci sentiamo su Instagram, mi farebbe un grosso grosso piacere, mi aiuterebbe, perché non so proprio da dove partire. Certo è che so che entro un mese e mezzo, due, devo ordinarlo, così entro un mese e mezzo, due, cioè devono portarlo a casa e consegnarlo, in modo che quando torno poi a Genova ho il letto nuovo, perché sennò devo dormire per terra. E anche perché Alessandra ha finito la quinta elementare ieri, quindi a settembre inizierà le medie. E quindi a settembre dovremo essere pronti per essere qua, perché poi comincerà le medie, dovrà studiare il pomeriggio. Lei ora faceva le 40 ore, quindi non aveva i compiti il pomeriggio, no? Ma abituati bene, aveva i compiti solo il venerdì. E sì, il venerdì, il weekend. E quindi niente, per settembre dobbiamo prendere assolutamente il letto. E in più la lavatrice, ecco, mi sono dimenticata perché ho deciso di cambiare la mia lavasciuga, cioè cambiare, porto questa qua a Spezia, che ormai comunque ha 3-4 anni e ha dei piccoli segni di ruggine. Visto che qua faccio tutto nuovo, porto quella a Spezia, che comunque avrei dovuto comprarla, funziona benissimo, non è stupenda la mia, però la porto lì e ne prendo un'altra per qui, sempre lavasciuga, e quindi nulla, anche quella cosa lì. Ma bando alle ciance, ora vi faccio vedere com'è ridotta la mia casa. Allora, buongiorno a Ciao, tutti. scorreggione. Ecco. No, noi siamo all'isola ecologica per scaricare pezzi della cucina. Qua c'è il portafoglio. Abbiamo qua e abbiamo dietro. Qua c'è Alessandra che è addormentata perché la sera fa tardi, poi la mattina fatica ad alzarsi. E nulla, stiamo già scaricando dei pezzi così che ci portiamo avanti. E basta, ci vediamo dopo. Cosa fai? Ciao. Ma cosa stai facendo? Guardatemi. Dai, fra. Brica atletico il gatto. Doccia? Ottimo. Allora, oggi è il giorno dopo, o perlomeno non mi ricordo. Vabbè, faccio prima a dirvi che giorno è e che ore sono. Allora, oggi è sabato 12, 11. Ho tolto le unghie, ragazzi, perché era improponibile lavorare con quelle unghie. E potete vedere dal mio stato che abbiamo finito. O perlomeno abbiamo svuotato tutto, infatti sentite il rimbombo, adesso vi farò vedere. E mio marito è partito, sono le 2:30, abbiamo cominciato questa mattina alle 7. Allora, ieri sera siamo andati a letto alle 2, dovete sapere che ieri sera abbiamo già messo via il materasso, il letto matrimoniale, perché dobbiamo portarlo a Spezia.
e abbiamo gonfiato il materasso gonfiabile. Niente, praticamente abbiamo fatto tutti i lavori, abbiamo caricato la macchina per andarla a portare la roba nel furgone, abbiamo affittato l'amico blu, come vi dicevo, quindi abbiamo fatto due viaggi per andare da amico blu. Poi, niente, in tutto questo sono fatte le 2 di notte, io non avevo neanche la forza di farmi una doccia, ho detto a mio marito, andiamo direttamente a letto, mi faccio la doccia domani mattina perché non ce la faccio proprio, sapete quando vi sentite i movimenti rallentati, proprio distrutta? E Fede fa sì, non vedo l'ora di andarmene a letto. E io gli dico, in tutto questo, perché ce ne sono successe di ogni, poi si è rotta della roba, vabbè, sapete quando succede, quando fate i traslochi, quando muovete delle cose poi. E gli ho detto a mio marito, in tutto questo ci mancherebbe solamente che arriviamo su in camera da letto e il materasso gonfiabile è bucato. Secondo voi? Materasso, l'avevo gonfiato tipo alle 9:30, alle 10:30, erano le 2, era praticamente sgonfio per metà. Oltretutto ha la pompa, quella elettrica, quindi ho dovuto attaccare alle 2 di notte la pompa elettrica perché non c'è altro modo per gonfiarlo. Infatti stamattina mi sono scusata con la vicina perché ha fatto anche abbastanza rumore alle 2 di notte, noi siamo proprio case tutte comunicanti, quindi si sente anche un colpo di tosse. E quindi niente, abbiamo rigonfiato questo materasso, ma mi sono addormentata che erano le 2, fate le 2:15, le 2:20, perché sono proprio crollata appena messa a letto. E niente, praticamente alle 5:30 mi sono svegliata che eravamo quasi col sedere per terra e nulla, adesso questa notte ci tocca di nuovo dormire lì, non abbiamo altre alternative a meno che non dormiamo con i bambini, ma non mi sembra il caso perché poi il letto di Francia è proprio piccolo e Alessandra è di sopra, quindi vabbè, ora stasera mio marito quando torna da Aspida a portare la roba a Spezia, vabbè, andiamo a mangiare fuori qualcosa perché ora vedrete non c'è più niente qui, non possiamo mangiare, mangeremo fuori qualcosa e poi veniamo a casa sperando di trovare il buco, e mi ha detto che lui ha un prodotto del Massi, cioè non so, vabbè, per vedere se riusciamo a capire dove è il buco e tamponare questa perdita. Vabbè, ma a parte questo, vabbè, sono molto contenta perché almeno so che abbiamo finito. Ah, devo togliere le placchette ora che mi viene in mente. Ma quello poi se lo toglierà mio marito. Sì, se toglie mio marito, non ce la faccio più. Sono venuti a aiutarci degli amici, sono stati carinissimi, sono venuti parecchi a aiutarci. E anzi, probabilmente l'avete visto perché ho messo la clip. Metterò la clip, non è che l'ho messa, perché adesso tutto ho ripreso quello che riuscivo a riprendere. Allora, vado alle ciance, vi faccio vedere, perché tanto so che è quello che vi interessa. Vi faccio vedere com'è venuto. Non vi spaventate, ragazzi, perché c'è veramente umido in quella parete lì dove c'era la cucina. Infatti, secondo me abbiamo fatto troppo bene a toglierla di lì e la mettiamo qua perché è troppo umida quella parete. Ora faremo tutto l'igloo per terra, l'isolamento termico tutto laterale e in più il cappotto esterno, quindi non dovremo più avere problemi di muffa, almeno si spera, perché quella parete lì è veramente troppo umida. Poi la mia è una, sapete che la cucina è seminterrata e queste case qua in questo paesino dove sto io erano state costruite praticamente sulla sabbia del fiume, non perché ci fosse il fiume sotto, proprio usavano la sabbia del fiume, perché infatti quando mi si era rotto il tubo, quando abbiamo aperto, praticamente sotto era tutto bagnato, ma non per il tubo di acqua che si era rotto, ma proprio tutto il sotto del pavimento. Infatti nei giorni che piove tanto a me mi ci mette tantissimo ad asciugare qua per terra, tantissimo, quindi non vedo l'ora di avere anche l'igloo, così almeno risolviamo questo problema di umidità. Va bene, vi faccio vedere. Eccoci qua. Allora, qua non fa tanto effetto perché comunque voi eravate abituati a vedere, vabbè, sì, le mensole e qua c'era il carrellino e il, come si chiama, il tavolo. Qua vedete abbiamo l'entrata, qua vabbè c'è della spazzatura da buttare. Non sono stata dietro la differenziata in queste ultime cose perché ragazzi non si può assolutamente, era un disastro. E vabbè, quindi qua vedete com'era, qua c'è la vasistas, qua abbiamo tolto il mobile, come vedete, guardate, si è scrostato tutto,
qua. Ta-da-da-da. Guardate che schifo, ragazzi. Guardate cosa c'era qua dietro. Cioè, vi rendete conto? Guardate che schifo. Cioè, era proprio malsano. Non si può vivere con una cucina così. Assolutamente. E quindi qua verrà il salottino, che in realtà senza la penisola qui, voi vi ricordate la mia penisola, sembra anche abbastanza ampio, guardate. Qui faremo il divano, devo ancora decidere se farlo normale o ad angolo, perché poi la televisione andrà qui davanti, qua sotto metteremo un piccolo mobiletto, quindi io da seduta qua vedrò, vedete qua sono nella cucina, cioè nella cucina che ora diventerà sala, e avrò la televisione lì, che sì, è vero, è in entrata, però il mobiletto andrà leggermente spostato verso di qua, quindi ci andrà un bel televisore, perché non potevo metterlo qua, ragazze, perché ci rimane il calorifero sopra e il geometra me l'ha fortemente sconsigliato. Queste diventeranno tutte bianche o comunque cambieranno colore, non le lascio assolutamente così. E anche la porta va cambiata, diventerà una porta blindata a vetro in modo che entra parecchia luce, e anche questa finestra va cambiata perché è l'unica della casa che è rimasta in legno, quando in realtà sono tutte in alluminio. Poi pensavo di mettere un mobiletto anche qui, però devo decidere, ragazzi, guardate un po', perché è veramente umida questa parte, quindi all'inizio cercherò di capire se è ancora umida, quindi lascerò totalmente vuoto e voglio vedere se nelle prime piogge verso novembre, così ottobre-novembre, uscirà della muffetta. Allora lascerò completamente vuoto e mi arrabbierò parecchio, perché vorrà dire che l'isolamento termico non ha funzionato, quindi spero che funzioni. Quindi non so se fare mobiletto qua, un poco profondo, tipo così, e fare qua tutto divano ad angolo, a partire da qua, quindi una chaise longue abbastanza corta. Poi io pensavo di lasciare questa parete tutta libera, quella sopra il divano praticamente, tutta libera, e mettere un quadro di quelli lunghi. Perché non metti a fuoco? Perché non metti a fuoco? Un quadro di quelli lunghi e mettere magari una fila di LED, ma vedremo. E da questa parte invece mettere dei cubotti, magari qualcuno aperto per le Yankee Candle e qualcuno chiuso per mettere i bicchieri, le cose, diciamo, le mie cosine per gli aperitivi. Invece da questa parte, allora qua andrà via tutto, qua andrà via tutto e ci andrà il frigo, questo è 70, questo si butta giù, è cartongesso, dietro è già bucato, si toglie... Si fa che togliere il marmo, dietro è già bucato, quindi si toglie. E praticamente la nicchia è larga 70, qua ci andrà il forno, il frigo. Qui, all'altezza, poco sotto la luce, farò un muretto che arriverà più o meno fino a qui. Un muretto d'altezza, la stessa altezza del top che andrà in cucina, perché voglio farci una sorta di divisione, ma non tanto lunga, di 70 cm più o meno così, per dividere un po' gli ambienti tra sala e cucina. Datemi anche una vostra idea, cosa ne pensate. E poi da qua partirà la colonna forno a microonde e forno, e poi tutta la cucina ad angolo. E basta, il bagno sarà bellissimo, ragazzi, abbiamo fatto già. Vabbè, guarda, vi saluto intanto, ciao! Qua è tutto vuoto, ciao, abbiamo svuotato tuttissimo, adesso devo pulire le scarpe di mia figlia perché Alessandra ha pestato una cacca, ma si può? Comunque, allora questo è quello che abbiamo in camera dei bimbi, c'è del cibo che non lo lascio in mansarda perché sennò c'è troppo caldo, ragazzi. Qua abbiamo il forno, i fuochi e i prodotti per lavare. E questa roba qua rimarrà qua, tanto. E queste sono le sedie, qua c'è la roba della scuola di Alessandra, e qui è stata tolta la lavatrice, c'è la roba del bagno di sotto, ancora della roba che avevo finito di lavare la roba, ma ovviamente oggi fra togliere la lavatrice, la lavastoviglie, tutto si è bagnato, tutto per terra, abbiamo usato un sacco di asciugamani, e quindi questo è il ripostiglio, dovremo comprare la lavatrice nuova. E invece in camera mia
ancora degli scatoloni che non sono serviti. Ecco qua. Il letto gonfiabile che si è sgonfiato stanotte. Lì ci sono tutte le valigie che dobbiamo portare a Spezia. Questa qua era la roba che era sotto il letto. Vi ricordate che io avevo il letto, quello contenitore? E queste qua sono le cose che erano sotto il letto. Adesso dovremo trovare il modo, appena si svuota la mansarda, perché ora vi faccio vedere la mansarda, di mettere in mansarda. Pensavo di prendere un piccolo mobiletto e fare il cambio degli armadi lì. Ora vi faccio vedere dove abbiamo stipato tutta la roba del piano terra. Ragazzi, il mio carissimo amato bimbi. E ta-da! Ora voi vedete così, ma in realtà non c'è una fine. È tutto pieno di scatoloni. Tutto pieno. Meno male che abbiamo questa mansarda. Se non avessimo avuto la mansarda non avremmo potuto fare i lavori, ragazzi. Perché dove me la mettevo la roba? Ecco qua, il disastro. Vi dicevo che abbiamo fatto già il progetto per il bagno ed è bellissimo. Anzi, ora vi lascio una clip. Non è bellissima perché è la foto che ho fatto sul computer della ragazza che ci ha fatto il progetto del bagno. E nulla, ragazze, cosa vi devo dire? Mi faceva piacere farvi vedere la casetta vuota, quindi salutatela, perché poi da così la vedrete poi a settembre finita. Quindi io vi saluto qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Cominceremo poi i prossimi vlog dalla settimana prossima, però ragazze, a Spezia, lasciatemi ambientare un attimo, lasciatemi mettere a posto le cose e cominceremo i video a Spezia, perché tanto anche lì devo pulire, devo arredare, devo fare un sacco di cose, perché è appena finita anche quella casa lì, quindi poi vi farò vedere tutto. Intanto lasciamo in stand by questa casettina mentre ci lavorano e poi a settembre torneremo per vedere il risultato finale, anche se secondo me, ragazzi, andremo oltre settembre, secondo me saremo per ottobre. E poi comunque io farò arrivare la cucina, ma la arrederò molto 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 con calma. Devo capire bene gli spazi, come gestirli tutto, perché ragazzi, la voglio arredare questa volta e basta, deve essere perfetta. Quindi niente, ragazze, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per essere stato con me e mi raccomando, datemi dei consigli se avete idee su come posso sfruttare gli spazi, soprattutto nella saletta, e per qualsiasi cosa. Scusatemi ancora se non ci sono stata in queste settimane, ma ragazze, ero veramente presissima. Purtroppo io vedo ragazze che riescono anche col trasloco, tipo Chiaretta, la ammiro tantissimo perché ha fatto il trasloco, è andata nella casa nuova, è riuscita a mantenere sempre la programmazione dei vlog. Io, ragazze, ve lo giuro, vado in panico, mi perdo, quando ho troppe cose da fare mi scappo di cervello. Quindi scusatemi, però vi prometto che ora andrò a Spezia e manterrò il più possibile la programmazione. Va bene? Vi mando ancora un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video.